Buonasera a tutte e a tutti, benvenuti e benvenute a questo nuovo appuntamento di formazione su misura, l'iniziativa congiunta di Mondadori Education e Rizzoli Education per la formazione degli insegnanti. Anche oggi sono qui con due ospiti che vi presento a brevissimo e vi parleremo di parecchi argomenti che interessano molti docenti. Mi riferisco ovviamente alle metodologie didattiche innovative, ma non solo. Oggi ci dedicheremo infatti allo storytelling digitale, al podcasting e all'educazione ai media. In particolare parleremo dello storytelling digitale unito alle potenzialità dell'approccio trilogico all'apprendimento, ormai inserito in una delle prassi più innovative per quanto riguarda le metodologie didattiche. Per parlare di tutto questo, come vi anticipavo, non sarò sola e vi introduco gli ospiti che mi accompagneranno in questa tavola rotonda. La prima ospite che introduco è già un volto noto, diciamo, su questi schermi, fa parte tra l'altro del gruppo insieme a Donatella Cesareni e Beatrice Ligorio, che ha introdotto in Italia proprio la metodologia dell'approccio trilogico all'apprendimento. È Nadia Sansone, direttore del Master Task Tecnologie per l'apprendimento di conoscenze e lo sviluppo di competenze, coordinatrice didattica del corso di laurea online in scienze e tecniche psicologiche, referente di didattica e-learning presso Unitelma Sapienza. Il secondo ospite è Francesco Leonetti, abbiamo il piacere di averlo con noi, è già un autore Rizzoli Education, esperto di e-learning, formatore presso l'Università di Firenze, Unitelma Sapienza, Università di Bari e consulente in nuove tecnologie per la didattica. Benvenuta intanto Nadia e grazie per aver accettato, insomma, la Grazie a nostra voi, proposta. bentrovati. Benvenuti. In attesa di vedere il collegamento di Francesco, vi devo come sempre dare qualche informazione tecnica. Ricordo a chi ci sta guardando che l'evento è in diretta, l'attestato sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito alla pagina Attestati e per chi volesse accedere allo streaming in differita, l'attestato sarà disponibile solo ai partecipanti e alle partecipanti che avranno effettuato l'accesso della mail di conferma di iscrizione entro la mezzanotte di oggi. La registrazione del video resterà disponibile sul nostro canale YouTube allo stesso indirizzo al quale lo state vedendo in questo momento. Se desiderate essere informati sulla programmazione di tutte le nostre tavole rotonde dirette, iscrivetevi al nostro canale YouTube premendo il tasto iscriviti qui in basso e poi sulla campanella che vi comparirà qui a fianco. Nota importante, nel corso della diretta potrete rivolgere domande e curiosità ai nostri ospiti e potrete farlo direttamente dalla chat presente su YouTube. Allora, Nadia, iniziamo subito con una prima domanda per rompere il ghiaccio. Eccoci, Francesco, benvenuto e ben ritrovato. Ciao, ben trovato a voi. Grazie. Allora, Nadia, la narrazione, oggi si parlava di storytelling, introducevo il tema. La narrazione è uno strumento da sempre indispensabile per la costruzione dei significati, per la nostra memoria, collettiva, per la facilitazione dei processi di apprendimento e soprattutto di cambiamento sociale. La capacità, narrativa, argomentativa, che è molto importante anche proprio nella fase di apprendimento di studentesse e studenti, però non è innata, cioè va stimolata, va supportata nel tempo, soprattutto utilizzando delle tecniche efficaci. Quindi se pensiamo specificatamente, ai contesti di insegnamento-apprendimento, ti chiedo, in che modo possiamo farlo attraverso l'uso delle nuove tecnologie. Sappiamo che le nuove tecnologie, l'educazione ai media, parliamo anche di media literacy, sono dei temi molto importanti legati al piano scuola 4.0, quindi ti chiedo di darci insomma un quadro per chi ci ascolta per come utilizzare la narrazione in ottica digitale. Grazie, grazie Beatrice. Sì, effettivamente la narrazione, se vogliamo, alla stregua anche delle altre competenze di cui oggi sentiamo parlare come competenze chiave, non ultima la competenza digitale, intesa un po' come tu stavi dicendo, come media literacy, come information literacy, ma poi pensiamo anche ad altri tipi di competenza che oggi siamo abituati ad identificare come
trasversali. Tutte queste competenze oggi sono non tanto un oggetto della didattica, o non dovrebbero essere un oggetto curricolare, quanto una metodologia trasversale. Allora, come non ha più senso parlare dell'ora di informatica, del laboratorio, ma metodologie come il coding, il pensiero computazionale, un po' come era una volta il latino, no? Devono diventare piuttosto degli strumenti per abituare un certo tipo di pensiero, di ragionamento, di capacità nei nostri studenti, lo stesso si dovrebbe fare con la narrazione, e questo significa che dovrebbe essere un metodo da adottare sin dai livelli più piccoli della formazione della scuola dell'infanzia, per poi accompagnare la crescita dei piccoli alunni fino alla scuola secondaria, primo, secondo grado, per non parlare dell'università, dove in realtà dovrebbero avere già ben consolidata una capacità narrativa e argomentativa, dove appunto intendiamo la capacità anche di pensare, di articolare il proprio pensiero, di dare un nome alle proprie esperienze. Non ci dimentichiamo infatti dell'importanza poi anche della scrittura, non tanto come esercizio per la verifica dell'acquisizione delle regole di grammatica, la capacità di elaborare un testo, ma sappiamo da Vygotsky dell'importanza del collegamento tra il linguaggio e il pensiero, e quindi la capacità narrativa va ben oltre la semplice funzione linguistica, la semplice appunto alfabetizzazione di base, e proprio per questo va incoraggiata e allenata in tutti i modi e con tutte le strategie possibili. Quindi metodologie didattiche che incoraggiano un pensiero riflessivo, uno storytelling, ma non come moda to cure legata oggi alla tecnologia, questa quella tecnologia, ma proprio come bisogno educativo primario. Poi, certo, fa anche piacere il fatto che le tecnologie aiutino, come ci aiutano evidentemente col pensiero computazionale, con il coding, ma si può fare coding, e Francesco lo può dire meglio di me, anche se non è l'oggetto oggi, senza la tecnologia, perché il pensiero computazionale non è legato strettamente alla tecnologia. Allo stesso tempo lo storytelling. Certo, noi siamo qui per parlare di storytelling unito alle tecnologie, e lo difenderemo sempre, perché come esperienza immagino comune a tutti gli insegnanti che ci stanno guardando, ascoltando in questo momento, dai tempi del Covid e anche prima per chi già le usava, le tecnologie permettono di mettere in atto esperienze di apprendimento, esperienze didattiche diverse da quelle che possiamo svolgere senza l'ausilio di una piattaforma, di un tool, per la realizzazione di mappe, per la realizzazione di banali presentazioni PowerPoint, più tutti i tool che esistono per il supporto alle singole discipline. Lo stesso accade naturalmente per la narrazione. Ci sono una serie di strumenti, dal blog al sito, agli strumenti che sollecitano processi riflessivi, quindi anche nella forma di domande, di stimoli che possiamo costruire e presentare ai nostri studenti, che accompagnano, permettono di sollecitare una competenza narrativa e argomentativa, per non parlare di ciò di cui tutti oggi abbiamo già sentito parlare, no? I sistemi di intelligenza artificiale cosiddetta, o comunque i sistemi generativi che elaborano testi, ma a partire da quei testi, che possiamo più o meno condannare nella loro genesi, nelle loro funzioni, in realtà quello che conta è che attorno a qualsiasi testo, sia contenuto all'interno di una pagina Wikipedia, su un diario virtuale che chiediamo ai nostri studenti di tenere, generato da un sistema artificiale, attorno a qualsiasi testo il docente può strutturare un'attività di riflessione, di argomentazione, di produzione di contenuti originali che possono avere diversi tipi di focus. A volte si può trattare del racconto di un'esperienza personale, nei casi in cui stiamo per esempio affrontando tematiche sociali di diverso tipo, in discipline che hanno quell'obiettivo o che in quella fase del programma lo stanno facendo. Oppure si può trattare di produrre delle composizioni attorno a determinate tematiche. Vedremo poi dopo con Francesco che ci sono strumenti che nascono proprio per supportare
lo sviluppo di un'attività di storytelling digitale, nel senso che sono costruiti proprio in modo tale da presentare agli studenti anche una guida alla produzione linguistica, alla riflessione e poi, non ultimo, alla sollecitazione di altri tipi di competenze, perché un'altra cosa che è importante abbandonare, come abbiamo per tanto tempo sentito dire, che non dobbiamo compartimentalizzare la conoscenza, le discipline, beh, tantomeno possiamo compartimentalizzare le competenze. Oggi non è possibile pensare di sollecitare una certa competenza. Il pensiero critico, il pensiero computazionale, il pensiero argomentativo, senza averne coinvolte tante altre. Perché? Perché ogni singola competenza viene incoraggiata all'interno di ambienti di apprendimento diversificati che gli insegnanti oggi sono abilissimi nel creare, con e senza le tecnologie. E nel momento in cui presentiamo ai nostri studenti attività come produzione di contenuti testuali in coppia, in gruppo, individualmente, ma poi con il commento reciproco e magari poi si chiede di raccontarli eventualmente presentandoli attraverso un supporto multimediale. Beh, già tutte queste cose che ho detto hanno nel frattempo richiesto allo studente di organizzarsi con i propri compagni, fare una ricerca all'interno dei testi, immaginare il tipo di argomentazione, di linguaggio da usare e poi usare il computer. Tante competenze attorno magari a un unico obiettivo didattico principale, sviluppare la competenza narrativa. Però, per fortuna, nel momento in cui l'insegnante immagina una certa tecnica, una certa attività, allo studente sono richieste più competenze. E il digitale in questo ovviamente ci aiuta e vedremo sicuramente diversi esempi, anche grazie a Francesco, proprio di strumenti che aiutano l'insegnante a realizzare attività di storytelling, ecco, supportate dalla tecnologia, naturalmente. Grazie Nadia, io arrivo appunto, mi collego a quello che hai detto tu sugli strumenti per rivolgere la mia domanda a Francesco, in particolare per quanto riguarda l'attività del podcasting. Allora, negli ultimi anni, ha fatto registrare dei tassi di crescita fortissima nel nostro paese, confermandosi, possiamo dirlo, come una delle più grandi novità, in ambito della comunicazione e anche nel mondo scolastico. Quindi creare podcast con la propria classe, creare podcast sull'istituto, una sorta di racconto quotidiano delle attività, oppure proprio podcast didattici che realizza il docente o la docente. Ecco, come possiamo fare per creare questi podcast? Con quali strumenti possiamo creare queste attività didattiche? Beh, ma innanzitutto mi piacerebbe fare una nota così storica, cioè prima di commentare uno degli strumenti che proponiamo, che possiamo adottare, appunto Spreaker, che vediamo qui ora visualizzato. Che mi piacerebbe recuperare un po' l'origine del nome, perché parliamo di podcasting? Ora, di fatto, il podcasting non è altro che l'ascolto di file MP3 online, essenzialmente, di file audio, quindi squisitamente audio, puro audio. Non è una cosa rivoluzionaria, insomma, non è una grande innovazione. Peraltro, il nome podcasting deriva proprio dal primo dispositivo che ha, come dire, sostituito il Walkman, il vecchio Walkman con cui negli anni Ottanta si andava in giro, no? Con le cuffiette, ad ascoltare per strada musica, soprattutto, ed è l'iPod di Apple. Non so se, magari quelli un po' della mia generazione sicuramente lo ricordano, i più giovani magari si stanno chiedendo ai che. L'iPod è stato il primo lettore MP3 che ha avuto una grandissima diffusione, e lettore MP3, quindi lettore di audio MP3, e che ha di fatto creato la base infrastrutturale che poi ci ha permesso di pensare in maniera editoriale a contenuti,
che possono essere veicolati, contenuti veicolati attraverso questa struttura tecnica, contenuti che non siano esclusivamente musiche. Che, di fatto, quando parliamo di MP3, di ascolto di file MP3, si parla di ascolto musicale. Ma in realtà il podcasting che oggi noi andiamo ad utilizzare quasi quotidianamente, solo per una piccola parte è fatto di musica, ma per una gran parte è equivalente un po' a una radio, no? Cioè si ascoltano personaggi che raccontano storie, appunto. Direi che forse, almeno in Italia, il primo podcast, appena appena l'archetipo di podcast, lo ha proposto la casa editrice La Terza, con le sue lezioni di storia. Trovandosi addirittura spiazzati dal grande successo che l'iniziativa ha avuto. Non se l'aspettavano, non si aspettavano di avere così tante persone interessate a seguire un professore che parla della, che ne so, della Roma antica, della, no? E hanno da questo successo, inizialmente originato dal vivo, quindi in teatri, in cinema, in luoghi insomma fisici, hanno pensato di farne una versione MP3 e quindi inaugurare quello che oggi noi chiamiamo podcast, cioè degli episodi audio che vengono resi disponibili attraverso un sito web e da lì ascoltati in sincrono con, oggi non usiamo più l'iPod, ma usiamo squisitamente l'iPhone, ovvero il dispositivo mobile. Ora, quali possono essere come dire, le applicazioni didattiche di questa tecnica narrativa in un contesto, quindi un contesto scolastico? In pochi minuti non siamo in grado, evidentemente, di riassumerli, ma potete intuirli. Abbiamo già, Nadia prima ha già insomma accennato alla potenza didattica della narrazione. Beh, tutto sommato, la narrazione, il raccontare storie, è forse alla base della didattica. È il primo vero momento didattico che gli esseri umani hanno scoperto sin da quando eravamo cacciatori di prede con le clave e i bastoni, no? Ci si riuniva attorno al fuoco a fine serata a capire come aveva fatto il cacciatore a catturare quella preda. E stare attenti ad ascoltare quei discorsi poteva diventare anche una questione di vita o di morte, di sopravvivenza. Chi stava lì a seguire quell'esperienza e a imparare da quell'esperienza aveva più probabilità di sopravvivere rispetto ad altri. Da qui noi come esseri umani, tutt'oggi ci lasciamo affascinare dalla buona narrazione. A noi piace ascoltare Barbero che ci parla, per esempio, di come è caduto l'impero romano, ci piace ascoltare Rovelli che ci parla dei buchi neri e delle origini dell'universo, ci piace guardare, ascoltare un audiolibro, per esempio, quindi un attore che invece che lasciare che siamo noi a leggere, ma ci recita il testo, ci piace farlo anche in vari contesti mobili, appunto, in auto, in autobus, in metropolitana, eccetera. Ma oltre a piacerci come fruitori, è interessante esplorare le competenze e, come dire, sì, in generale, le competenze tecniche e linguistiche che l'allestimento di un podcast contribuisce a sviluppare e per i quali abbiamo bisogno evidentemente di strumenti. Uno degli strumenti che qui vedete consigliato è Spreaker. Lo consigliamo perché è abbastanza completo, è disponibile come app sia per dispositivi mobili iOS, quindi la famiglia iPhone, Apple che Android, quindi tutta l'altra famiglia. Samsung, Huawei, eccetera, ma funziona anche su, è installabile anche su PC e soprattutto permette di ottenere, di confezionare dei podcast
professionali, no? Che non hanno nulla da invidiare a quelli più blasonati, in maniera molto intuitiva, consentendo così di concentrarci su quello che è il vero valore didattico dell'esperienza di sviluppo di podcast, e cioè lo storyboarding, la definizione dei contenuti, la redazione dei testi, l'individuazione anche diciamo, anche delle musiche che possono essere usati a commento del testo, eccetera. Ora, Spreaker è uno degli strumenti, ma non è ovviamente l'unico, ce n'è una caterva. Ad esempio, Spotify stesso mette a disposizione un ambiente di redazione di podcast che, ovviamente, nascendo nativamente nel contesto di Spotify, trova un naturale, poi, una naturale distribuzione all'interno di Spotify stessa. Ma in quel caso, si sta già parlando di utilizzi davvero professionali, cioè fare. Uno strumento del genere lo usa chi è interessato poi a fare business dal podcast. Per i nostri scopi vanno bene strumenti un po' più artigianali, quali appunto Spreaker, intuitivi, immediati, efficaci, che ci permettono di ottenere in maniera rapida un risultato utile e immediatamente spendibile anche altrove. Senti Francesco, tra le metodologie c'è appunto lo storytelling trialogico che si configura come l'unione di due approcci didattici efficaci di cui voi siete esperti. Quindi da un lato lo storytelling, dall'altro l'approccio trialogico all'apprendimento. Per comprendere in che modo lo storytelling possa configurarsi come un oggetto trialogico, occorre capire anche nel mondo della formazione e dell'apprendimento un fatto importante, cioè la narrazione non è più esclusivamente testuale, in realtà non l'è mai stata. Per cui ti chiedo di farci qualche esempio di come portare questa metodologia in classe. Sì, certo. Beh, qui magari può essere utile anche una slide che vi avevo dato, che mette in evidenza le varie tipologie di storytelling abilitate dal contesto digitale. Cioè, quando siamo in un ambiente digitale, ovviamente non siamo limitati alla tecnica narrativa esprimibile con carta e penna. Quindi dobbiamo anche immaginare cosa i nostri ragazzi, i nostri studenti, che tipo di prodotto narrativo possono realizzare se la penna è digitale. Penna digitale vuol dire un oggetto che è in grado di integrare più codici comunicativi, quindi un oggetto multicodicale, multimediale, se preferite, in cui ogni codice comunicativo, peraltro, ha una sua precisa sintassi, indicazioni d'uso, l'immagine, lo stesso audio, o il video, possono essere integrati in un contesto di storytelling, digitale. Ad esempio, noi possiamo anche pensare di sfruttare tecniche quali quelle dello stop motion per creare animazioni di oggetti che sono tipicamente inanimati e che permettono magari di integrare un fatto narrativo. La narrazione digitale, non essendo esclusivamente testuale, permette di esplorare delle tecniche che non sono nuove, anche queste non sono nuove, ma che col digitale possono essere finalmente sviluppate e applicate in maniera più pervasiva, più massiva. E sono le tecniche di storytelling non lineare, da non confondersi con l'ipertestuale. L'ipertesto è un'altra storia. L'ipertesto è un testo in cui ci sono dei link, il web è l'ipertesto, in cui ci sono link che fanno saltare da palo in frasca, diciamo così. Mentre io sto leggendo, per esempio, un articolo, nell'articolo magari si cita un personaggio, clicco e mi si apre su un'altra pagina la biografia di quel personaggio. Ma la biografia di quel personaggio, da un punto di vista narrativo, non ha nessuna continuità con il testo che stavo leggendo. La narrazione non lineare, invece, permette di esplorare, di realizzare testi, che non hanno un'unica, sequenza.
non hanno un unico filo narrativo, ecco, usiamo questa terminologia. Le tipiche, le cosiddette storie a bivi sono degli esempi, no? Non sono una novità. La storia a bivi noi l'abbiamo vista applicata anche anche in contesti analogici. Ci sono alcuni numeri di vecchi fumetti di Topolino che, per esempio, propongono un elemento narrativo non lineare. Ah, se vuoi che Gamba di Legno sfugga alla polizia, salta a pagina 15, altrimenti prosegui. Ci sono anche i cosiddetti libri game, fatti di carta, che applicano questo tipo di tecnica. Ecco, queste tecniche che fanno diventare una storia, un oggetto con più finali, ovvero con più trame, con più fili narrativi, che possono essere esplorati dal lettore in maniera adattativa e interattiva, ebbene questo tipo di narrazione il digitale lo permette, lo incoraggia quasi, ed è un peccato non avvalersene, perché potete capire anche bene che tipo di, come dire, anche di compito, di esercizio, no? Anche cognitivo può essere per sviluppare la creatività, per stimolare anche uno studio più attento dell'oggetto stesso da parte degli studenti. Noi possiamo abilitare, se chiediamo per esempio agli studenti: ehi, avete presente i promessi sposi? Proviamo a fare dei promessi sposi una versione non lineare. Quindi immaginare, per esempio, un finale diverso da quello ufficiale definito da Manzoni. Cosa sarebbe successo se, per esempio, Don Abbondio, nell'incontrare i bravi, piuttosto che reagire in maniera così codarda, li avesse affrontati con più coraggio? Ecco, questi punti di snodo narrativo ci sono quelli che a noi ci piace, ci interessa far stimolare e far sviluppare. La narrazione può anche essere adattativa, la narrazione può anche essere collaborativa in digitale. Adattativa significa che il testo può davvero adattarsi alle condizioni d'uso dell'utente e addirittura anche al profilo dell'utente. Collaborativa, significa che la lettura può anche essere arricchita da contributi che i lettori stessi possono fornire nella fruizione del contenuto, andando anche a modificarlo. Grazie Francesco, intanto arrivano dei commenti, il tema è sicuramente molto interessante, sicuramente molto ampio, cioè, forse un'ora non ci basta per coprire tutte le sfumature, però adesso vorrei tornare appunto all'approccio trialogico. Nadia, con la sua spinta verso l'ibridazione delle pratiche, la mediazione tecnologica, che oggi è molto importante, cioè è importante dare un significato a cosa si intende integrazione e innovazione digitale. Ecco, l'approccio trialogico coglie le possibilità insite nello storytelling digitale e le convoglia verso la promozione di competenze di diversa natura, e sono tutte importantissime per le professioni del futuro. Quali sono queste competenze e in che modo vengono stimolate attraverso questa metodologia? Spesso si parla anche di soft skills, di competenze non cognitive. Ecco, quali sono quelle che vengono accese di più in attività di questo tipo? Sì, grazie Beatrice per questa domanda, che ci permette anche un po' di spiegare come nasce l'idea di uno storytelling trialogico. Intanto l'approccio trialogico, e qui invece riprendo l'ultima parte della tua domanda, è stato sviluppato proprio pensando al tipo di didattica che possiamo introdurre a scuola, di diversi livelli, per incoraggiare, da un lato certamente l'approfondimento curricolare, le discipline, l'acquisizione di conoscenze, dall'altro lo sviluppo di competenze. Tu prima appunto hai parlato di soft skills, poi lo sanno benissimo gli insegnanti di diversi livelli che esistono moltissimi framework per le competenze, la comunità europea, il ministero italiano ce le riformula, ricategorizza, ripropone anno dopo anno, però alla fine ritornano, no? Un po' sempre le stesse, evidentemente perché sono importanti al di là del nome, dell'inglesismo, del periodo storico.
sono competenze che richiamano l'importanza comunque di saper agire in un modo efficace nel contesto che si vive. È ovvio, il contesto del 2023 è diverso da quello del 1923, del 1970 e, ahinoi, vorrei anche dire del 2013, perché abbiamo poi passato talmente tante trasformazioni dal punto di vista tecnologico, economico, sociale e, ahinoi, sanitario, che i cambiamenti poi adesso iniziano a diventare molto molto più rapidi rispetto a un secolo fa. E allora gli studenti vanno attrezzati con le competenze utili, Le Botter ce lo insegna, per il contesto in cui si vive e si opera. Ebbene, il contesto di oggi, l'ho appena richiamato, è un contesto ad alta digitalizzazione, ad alta innovazione tecnologica, a prescindere dal campo in cui si opera. Persino la scuola oggi, complice il Covid, non è più esente dal digitale. La nostra vita non è esente dal digitale, però non è solo questa la natura della società di oggi. È una società che è continuamente sottoposta a cambiamenti improvvisi e sfide che non siamo più in grado di affrontare con gli strumenti di prima. Ce l'ha insegnato, lo rinominiamo sempre perché è stato un cambiamento davvero epocale, il Covid, ma poi la guerra, ma poi i cambiamenti climatici. E allora è un po' difficile definire un pacchettino di competenze e di metodi da utilizzare per essere pronti di qui a 15 anni, a 20 anni, a 30 anni. Tutti quanti ormai sappiamo bene, perché ci viene spesso raccontato, che oggi non possiamo prevedere quali saranno le professioni fra 5 e 10 anni e che quindi quello che la scuola oggi fa è già superato. Però possiamo immaginare che ci sono competenze, Beatrice, che saranno sempre importanti. Ovvio, prima l'ho richiamata, ChatGPT, l'intelligenza artificiale. Abbiamo visto la rapidità con cui arrivano queste trasformazioni, il metaverso. Poi magari non prenderanno piede, non ci interessano più di tanto, però nel mondo lavorativo e nella vita privata, quando compriamo un biglietto, quando ci rivolgiamo al sistema sanitario, ormai sono incombenti, quindi non possiamo certamente pensare che non sia necessaria una competenza digitale. Ma non quella spicciola, non quella di saper usare lo smartphone, i social media, una competenza, e ci ricolleghiamo alla narrazione, un information literacy che oggi molti adulti non hanno, una capacità di discriminare la veridicità di un'informazione. Torniamo a ChatGPT, il tema oggi è come faccio a distinguere se questo testo, questo elaborato è frutto dei miei studenti o appunto dell'intelligenza artificiale. Ecco, interroghiamoci su questo tipo di competenze di cui già gli adulti iniziano a dubitare, ma noi possiamo educare i nostri ragazzi a discriminare la provenienza di un'informazione. E per esempio, ok, l'hai fatto con ChatGPT, questa tesina su tale autore del Novecento italiano, ma riesci a verificare se queste informazioni sono attendibili prima di presentarmele nel compito e quindi magari prenderti un brutto voto, tu studente universitario, prima di essere bocciato all'esame? Queste sono altre competenze importanti che non, e per cui la tecnologia di cui parlo non la dobbiamo temere, anzi siamo solo noi che abbiamo la capacità come docenti di insegnare ai nostri studenti che questi sono facili, diciamo, no, escamotage e mezzucci per superare la prova, ma in realtà noi possiamo usarli per educare gli studenti a diventare più intelligenti di queste fantomatiche intelligenze artificiali. E poi altre competenze, prima l'ho nominata, la capacità di stare in gruppo in modo efficace, che non è dividiamoci i compiti da fare, allora tu fai questo o quest'altro, ma senza nessuna capacità di produrre un risultato armonico, di dividersi equamente le responsabilità, di rispettare gli impegni. Quindi quella capacità di collaborare che poi a livello lavorativo viene data per scontata. Sappiamo che ci possono essere delle difficoltà con i colleghi in un gruppo di lavoro, probabilmente perché non ci hanno insegnato a collaborare. Non è colpa nostra se a 20 anni, poi durante l'esame universitario, ci ritroviamo in un gruppo, nessuno sa gestire la collaborazione, i tempi, la responsabilità, il conflitto, e l'esame va male perché non c'è stato insegnato a scuola a gestire queste difficoltà, a gestire il conflitto, i tempi. Abbiamo una consegna entro una settimana, come scandiamo
ritardo, il tempo fino a quella consegna. Ora, queste alcune delle soft skills, ma poi c'è la resilienza, la capacità di accettare un commento migliorativo e prima ancora di formularlo, il commento critico costruttivo, e che voi immaginate bene quanto oggi, voi, storia e cronaca quotidiana, purtroppo l'incapacità dei ragazzi di accettare e di contestualizzare le critiche, no? Questo senso di frustrazione devastante di fronte al compagno che non ti apprezza, che non ti mette il like, lo stesso a scuola, quindi il brutto voto, e subito arriva, no, la chiamata al genitore, poi arriva l'avvocato, poi arrivano magari scenate anche di aggressività, tutto perché a volte non c'è la capacità di formulare un commento migliorativo, ma soprattutto non c'è una capacità di accettare il commento, e ci si ritrova appunto all'università e nel mondo del lavoro sostanzialmente incapaci di migliorarsi, incapaci di vivere la propria vita come un apprendimento costante, come un'occasione continua appunto di imparare, per cui a volte arriviamo nella vita adulta convinti che nessuno ci possa dire più niente, che ormai noi sappiamo la nostra parte e il commento è superfluo, ma non è vero, perché sappiamo tutti in cuor nostro che ogni nostro lavoro è perfettibile, migliorabile, e va bene che ci venga detto, ma va bene insegnare agli studenti che tutto è perfettibile, in effetti il 10 è lode, il 30 all'università, dovrebbero essere una cosa rarissima in quest'ottica, perché la perfezione non esiste, esiste invece migliorare continuamente. E vado a concludere dicendo che l'approccio trilogico, che parte dal bisogno di preparare gli studenti ad arrivare poi al loro futuro pronti a collaborare, ad usare il digitale con intelligenza, a costruire un testo, vi lascio immaginare, ma lo sapete benissimo, che oggi all'università c'è un grandissimo problema di alfabetizzazione di base, complici un po' i test a risposta multipla, la mancanza proprio di esame orale, quello che vogliamo, ma la capacità di argomentare, di scrivere un testo non soltanto grammaticalmente corretto, ma proprio che ha una logica, una coerenza, un filo narrativo sensato, è veramente rarissima, e tutto questo va ovviamente preparato. L'approccio teologico punta a questo e lo fa attraverso 6 principi di design, perché vuole essere un approccio molto pratico, non la teoria appunto vygotskiana di Dewey, di Piaget, che sono importanti, le teorie sono tutte importanti, però oggi abbiamo bisogno di strumenti pratici, abbiamo bisogno di capire, va bene, ma io poi quando vado in aula che cosa posso fare di concreto? Ci state parlando di questo storytelling trilogico, ma poi come lo attualizzo? L'approccio trilogico in chiave di storytelling ha 6 principi di design su cui ora non mi soffermo, però ognuno in modo molto pratico dice, bene, vuoi attivare con i tuoi studenti una piccola attività, un podcast, la creazione di un ebook, oppure appunto un video che racconti una storia, che racconta i contenuti di una disciplina? Bene, queste sono le indicazioni pratiche, le tra virgolette regolette da seguire, perché poi un altro vantaggio dell'approccio trilogico è che è molto flessibile, cioè ogni insegnante, in base al livello, in base alla disciplina, ne può prendere, diciamo, gli aspetti che vuole, puntare per esempio più sull'oggetto e meno sul digitale, più sulla collaborazione e meno sulla riflessione. Ci sono 6, no, orientamenti nell'approccio, si possono provare tutti e 6 insieme, oppure un anno con i miei studenti voglio più concentrarmi sull'oggetto, il podcast, l'ebook, l'anno dopo voglio rafforzare la collaborazione. E così via, insomma, un approccio molto flessibile, un po' come la mentalità che cerca di stimolare sia negli insegnanti che negli studenti. Maria, hai toccato un tema centrale, il tema dell'alfabetizzazione. Oggi si parla tanto di alfabetizzazione digitale e uno pensa che sia legata unicamente a un utilizzo il più consapevole possibile di quelli che sono gli strumenti digitali. Invece l'alfabetizzazione digitale
riguarda anche l'alfabetizzazione in senso lato, cioè riconoscere gli elementi del linguaggio, della comunicazione, anche l'attività di una stesura dello storyboard, no? Dedicato al podcast, esige delle competenze di alfabetizzazione che non sono semplicemente lo scrivere bene in italiano, ma riuscire a considerare quali sono gli elementi che costituiscono un prodotto di questo tipo, quindi i suoni coerenti, la scrittura adeguata, no? Al mezzo, al prodotto che andiamo a realizzare. Cioè l'alfabetizzazione oggi, secondo me, è una parola che si è risemantizzata. E a proposito di ChatGPT, volevo sapere anche da Francesco in che modo, visto che lo consideriamo uno strumento, di certo non è il sacro Graal che ci risolve tutti i problemi, anche perché diciamo due cose: le informazioni a cui si rifà ChatGPT sono relegate a una sfera temporale che arriva al 2021 e di cose ne sono successe tante. In secondo luogo, non sempre le informazioni sono corrette, ci sono tantissimi esempi anche sul web di ChatGPT interrogato su poesie di Leopardi che vengono scambiate per quelle di D'Annunzio. Quindi diciamo, si può utilizzare come strumento per velocizzare delle pratiche magari legate a determinati argomenti, una scaletta, informazioni veloci, ma poi ci deve essere un ritorno sul testo. Perché questo? Perché il ritorno attiva dei processi cognitivi importantissimi per l'apprendimento. Quindi, Francesco, se tu dovessi inserire in qualche modo in un'attività anche di progettazione trialogica, rivolgo la domanda anche a Nadia se vuole intervenire dopo, con ChatGPT cosa potremmo fare? Allora, molte cose. Qui però ho un bias di mio personale, io sono sviluppatore come attività prevalente e addirittura io inviterei gli studenti, i ragazzi a smontare il giocattolo, cioè a capire come è fatto, perché capendo come sono fatte le cose si può capire meglio il come e il perché certi risultati sono stati ottenuti. E quindi non ci si stupisce quando ChatGPT, interrogato su questo, ci racconta che l'energia elettrica è stata inventata da Leonardo da Vinci con tanto di riferimento bibliografico. Una delle varie, no, castonerie che sono state individuate proprio per rimarcare l'inattendibilità di questo oggetto, anche se in altri contesti invece si sta dimostrando in maniera stupefacente, tra virgolette, competente. Ora, ecco, smontare il giocattolo significa provare magari a costruirlo. Cioè, perché non facciamo noi un oggetto che sia generativo? Una delle applicazioni che mi è capitato, mi capita e provo ogni volta a stimolare nei corsi di formazione per gli insegnanti è proprio quella di applicare il coding in ambito linguistico. E mi piace raccontare la testimonianza di un insegnante di latino e greco di un liceo classico sardo, cagliaritano, la quale raccolse questo invito, si appassionò anche alla tecnica, peraltro utilizzando anche strumenti anche rudimentali, senza arrivare a ChatGPT, quali Scratch, eccetera, e ha fatto fare agli studenti un generatore automatico di frasi di Cicerone. Quindi era un giocattolo che, quando veniva interrogato, generava ogni volta una frase in latino, sempre diversa, il cui stile era riconducibile era ciceronesco, diciamo così, no? Si riconoscono dei tic linguistici, no? Degli elementi comuni, che, no? Come quando noi ascoltiamo un brano musicale, ah, questo è Tiziano Ferro, già dalle prime note lo capiamo. Ah, questo è un De Gregori. Ecco, lo stile che caratterizza, no, la produzione, in questo caso linguistica, è stato dagli studenti profondamente analizzato, e questo in sé è una grandiosa attività didattica. Poi dopo è stato questo studio applicato
scrivere proprio tecnicamente il codice che genera queste frasi. Quindi, non so, se volete un archetipo di ChatGPT, però limitato al dominio di Cicerone. Questo da un punto di vista di autore, quindi io in generale cerco di inviterei sempre ad approcciare queste tecnologie non come semplici consumatori, rimanendone quindi no, stupefatti, wow, miracolo, oh, l'intelligenza. In realtà, nel caso proprio specifico di ChatGPT, non si parla di intelligenza, propriamente di intelligenza artificiale, a dispetto di OpenAI, che ne è autrice, ma loro stessi lo definiscono come un tool di intelligenza artificiale. Voi sapete che si basa su analisi statistiche, in pratica quello che dice è quello che con maggiore probabilità si deve dire come reazione a un determinato stimolo. Ma non è detto che sia la cosa giusta e non è detto minimamente che la stia capendo, cioè che ci sia una reale comprensione. Cioè, ChatGPT non ha idea, non sa di che sta parlando, però lo fa in una maniera. È un po' come uno studente che non si è preparato e che quindi mette insieme delle parole in maniera credibile, giusto no, per sfangare il 18. Ma ora, detto questo, ecco, l'invito è quello di approcciarsi a questi oggetti con occhio critico, cercando di capirne, analizzarne il funzionamento e poi, perché no, provare anche in maniera prototipale, in maniera limitata, ovviamente agli strumenti e alle competenze che si hanno, anche a replicare un comportamento del genere, scoprendo così l'acqua calda in un certo senso, no? Cioè, ah beh, questo è, e questa sarebbe l'intelligenza artificiale. Bah, vabbè, c'è ancora un po' di strada da fare. Nadia, vuoi aggiungere qualcosa al fantomatico mondo ChatGPT, intelligenza Io e artificiale? Francesco avevamo avuto modo di parlare a lungo di questo sistema ed effettivamente interrogandoci proprio su quanto è intelligente e se si tratta veramente di intelligenza. Però appunto al di là di questo in effetti io accolgo sempre con, vabbè, da un lato c'è quella parte di me, oddio, oddio, la fine del mondo, che cosa succederà? Ma questo è il primo istinto. Poi c'è invece una parte più didattica che accoglie con divertimento questa possibilità. Ecco, io non insegno a scuola, ma all'università, in un'università telematica, dove è anche difficile immaginare un certo tipo di attività, ma se potessi, se avessi una classe, per esempio, di studenti, avrei molto piacere di immaginare attività, trilogiche o meno, attorno a una produzione di ChatGPT, prima di tutto perché, come Francesco sa sicuramente meglio di me, è uno strumento sviluppato da un punto di vista cross-linguistico, cross-culturale, e quindi ha una capacità anche generativa legata al contesto linguistico, e già su questo, a seconda dell'età, si potrebbero fare delle riflessioni, un po' come è possibile, per esempio, con l'enciclopedia digitale, con Wikipedia, che ha le sue diverse pagine e sono tutte diverse e hanno contenuti a volte sui quali potremmo chiederci: ma perché qui questa cosa viene detta in questo modo e qui in un altro? E poi prima Francesco parlava del sicuramente un aggregatore che si basa su regole statistiche, ma all'interno del quale abbiamo cominciato dicendo che la narrazione è un'attività che da sempre esiste e accompagna l'uomo per la costruzione di significati, per l'interpretazione dell'esperienza e anche per la lettura dei sentimenti. Ed è vero quello che Francesco prima diceva, non ci dimentichiamo che questa è una chat, nasce per essere una chat, non un motore di ricerca, cioè per dialogare con noi, un po' alla stregua di quello che banalmente può fare Siri o Alexa, cioè è un sistema interattivo, quasi per farci compagnia. Quindi, al di là degli usi su cui si è fermato il mondo scolastico universitario con molta paura, in realtà sarebbe molto interessante anche stimolare un'attività basata non su contenuti curricolari, ma capire e vedere come questa intelligenza si adatta a stimoli
diversa natura su argomenti emotivi, sociali, relazionali e su quello, con la guida del docente, provare a fare tutta una interpretazione, un lavoro anche basato sul, appunto, immedesimazione nelle regole che sono state date allo strumento per adattarsi a noi, nel tipo di linguaggio che usa se gli facciamo una domanda di un certo tipo o di un altro. Quindi io credo che gli insegnanti, che poi sono molto creativi, soprattutto forse ai livelli più bassi, ma anche nella scuola di secondo grado, avranno già pensato a molte attività che si possono fare con questo strumento e molti lo stanno già usando, perché appunto, un po' come la tecnologia 10 anni fa, se usciamo dalla paura di uno strumento che ci toglie il lavoro oppure che ci contamina il risultato per l'esame, per la prova, ne riusciamo a cogliere invece le possibilità anche a guardarlo criticamente. Appunto, prima Francesco diceva, è facile svelare l'inganno e possiamo chiedere ai nostri studenti di trovare gli inganni all'interno di certe risposte. Quindi le attività sono sicuramente anche divertenti dal mio punto di vista. Gli stessi studenti possono preparare e immaginare un'attività da fare a partire da un sistema come ChatGPT. Ne vorrei aggiungere una? Scusa Vai Beatrice, Francesco, prego, prego. ascoltando Nadia mi è venuta in mente un'altra possibile applicazione, squisitamente teologica questa peraltro, potrebbe essere. ChatGPT permette anche tecnicamente tramite l'API, insomma dei meccanismi di interfaccia tecnica che consente di fornire il servizio di, appunto, di chat anche all'esterno, utilizzando una fonte dati che può essere fornita ad hoc. Quindi il motore, diciamo così, linguistico può essere applicato e sfruttato per dialogare su questioni di cui noi diamo la conoscenza, cioè il knowledge base, per usare questo termine anglofono, ma avete capito, il database delle conoscenze. Può essere rappresentato ad esempio dall'offerta scolastica, che ne so, e si può sfruttare ChatGPT per integrarlo nel sito e accogliere dei visitatori e rispondere alle domande tipo: ma voi che attività fate qui a scuola? Avete la palestra? No, come i chatbot che in alcuni siti vengono già integrati, ma in maniera povera, ma non solo. Si può anche prendere un libro, questo è un esperimento che sto facendo materialmente, quando ho finito mi piacerebbe poi darne anche insomma, visibilità. Io posso prendere un libro, per esempio il Fu Mattia Pascal, e lo do in pasto al chat GPT e poi dialogo ed è come se stessi. Lui si comporta come se stessi dialogando con i personaggi del libro. Quindi il suo comportamento, le sue risposte sono abilitate, sono basate sulla conoscenza che lui ha ricavato dalla fonte dati, in questo caso di un libro. E questo, come potete tu dire, dischiude, come dire, orizzonti applicativi anche interessanti, anche divertenti, appunto. Molto interessante questa del libro. Un'altra che ho sperimentato di recente di attività riguarda proprio il riconoscimento del linguaggio d'odio, perché anche il linguaggio d'odio, come ben sappiamo, è molto radicato nelle informazioni online e quindi un esercizio utile potrebbe essere quello di cogliere le sfumature della discriminazione in frasi dove non sono evidenti né parolacce né volgarità. Sappiamo che l'hate speech è di difficile definizione, però accanto, ecco, a quello che diceva anche Nadia sul riconoscimento delle fonti, delle fake news, questa potrebbe essere un'attività parallela o comunque che va a completare la sfera, diciamo, di un'indagine, ecco, dei piccoli investigatori su quelle che sono le informazioni del web. Ecco, questo è Mi un altro spunto. è capitato a questo proposito, perché ho altre questioni professionali, di avere a che fare con l'amministrazione comunale di Bologna, il quale usa un tool di sentiment analysis, cioè è un'applicazione che è in grado di dedurre
dal linguaggio utilizzato, ad esempio, su Twitter, su Instagram, dai propri cittadini, capire un po' l'umore, no? No? Quindi, ne so, imprecazioni, lamentele, eccetera, vengono in un certo senso intercettate, riconosciute, e viene mandato un alert. Oh, guardate, qui in quel quartiere la gente si sta lamentando, c'è qualcosa che non va forse con gli autobus, non sono abbastanza puntuali, cerchiamo di fare qualcosa, per esempio. Quindi diventa in questo modo anche un modo per, come dire, supportare decisioni a livello, anche a livello amministrativo, insomma. Ah, questo è giusto un altro esempio, anche questo forse di più molto teologico, ma un po' più fuori dal contesto prettamente scolastico. E qui dalla chat leggo, sarebbe sicuramente interessante da poter provare con personaggi storici famosi. Certo, esatto. Ma secondo me, secondo l'ottica che dicevate, è la costruzione dei cosiddetti prompt, cioè le parti di storia o comunque di filosofia, di letteratura, che devono essere maneggiati con consapevolezza dalla studentessa o dello studente per permettere poi nel chatbot di creare dei dialoghi coerenti e corretti. Allora, noi ci avviamo, ahimè, verso la fine. Io chiedo alla regia di mandare l'ultima slide, perché di questi argomenti e molto altro, Nadia Sansone e Francesco Leonetti hanno costruito un corso per docenti in autoapprendimento, quindi potete vederlo quando volete, dove volete, che è proprio dedicato allo storytelling trialogico. Quindi sono 4 moduli che voi potete studiare. Il primo modulo è dedicato allo storytelling digitale oggi, quindi tutte le tematiche che abbiamo cercato di condensare, ecco, in un'ora. Il secondo modulo è dedicato allo stop motion e al podcasting, quindi utilizzando gli strumenti che già un po' ha anticipato Francesco. Il modulo 3 e il modulo 4 sono dedicati specificatamente a altri strumenti, e all'interno troverete delle schede di progettazione trialogica, quindi come utilizzare questi strumenti e determinate attività all'interno delle vostre classi. Possiamo togliere le slide. Io chiedo appunto a Nadia e a Francesco un ultimo consiglio da dare alle docenti e ai docenti che ci stanno guardando. Siamo verso la fine dell'anno, probabilmente sentiamo anche la pesantezza, insomma, di tanti mesi di progettazione e di innovazione, ma oggi è venuto fuori più volte anche il tema della contaminazione. Lo storytelling trialogico è un esempio, unisce la metodologia dell'approccio trialogico all'apprendimento alla pratica dello storytelling, che oggi, come dire, è formato, si caratterizza da più parti, quindi testuale, multimediale, video. Ecco, un consiglio che sentite di poter dare alle docenti e ai docenti che non hanno ancora sperimentato queste attività, perché ritenute troppo difficili anche per quanto riguarda la progettazione. Ovviamente per progettare un'attività trialogica serve del tempo, serve della modulazione, no, di quelli che sono anche i tempi. Ecco, partiamo da Nadia. Quale consiglio ti senti di dare? Un consiglio molto semplice per esempio, chi ha partecipato qui stasera ha sicuramente sentito qualche informazione, una frase, un esempio che l'ha colpito particolarmente o l'ha incuriosito. Quindi di partire dal come si dice ai ragazzi, no? E dal proprio interesse, da quello che vi ha fatto, appunto, vi ha attivato, vi ha incuriosito, e di provare a sperimentare dal piccolo, perché è vero che sono metodologie abbastanza complesse, che richiedono progettazione, tempo di sviluppo. E allora io direi di iniziare da attività piccole, da attività che si possono gestire con strumenti semplici. Prima Francesco diceva appunto il podcast, Spreaker, perché sì, ce ne sono altri, ma questo è semplice, questo è intuitivo. Quindi di scegliere un'attività che sentiamo come affine un po' nelle nostre corde, e nello stesso tempo partendo da uno strumento semplice, anche perché così gli studenti non sono troppo caricati, non si perde tempo nella gestione, no, logistica organizzativa, e si va dritti alla parte
divertente e didattica nello stesso tempo. Quindi partire dal piccolo seguendo proprio l'inclinazione personale, ecco. Prego, Francesco. Sì, sì, è anche essere aperti, curiosi, insomma, questa è una cosa che vale sempre comunque in generale, senza necessariamente, come dire, può anche capitare che ci si approccia ad una tecnologia che può abilitare ad una determinata metodologia didattica, ma che magari non è indicata nel vostro specifico contesto. No problem, insomma, non è che ce lo comanda il medico di adottare tecnologie, insomma, frizzi e lazzi, no? Non dobbiamo poi appunto lasciarci, come dire, prendere dalla tentazione dell'effetto speciale a tutti i costi. Queste tecnologie sono abilitanti se accompagnate e adottate con coerenti metodologie didattiche che hanno senso in un preciso contesto. Quindi dobbiamo considerare tutte le indicazioni d'uso, cioè insomma essere competenti professionisti, così come, come dire, un elettricista sa quando usare un cacciavite e quando invece un martello. Ecco, non dobbiamo insistere solo col martello, così come non dobbiamo insistere solo col cacciavite. Lo strumento suggerisce una metodologia, no? Il cacciavite gira la vite, il martello pianta il chiodo. Ora, quello che non bisogna fare è piantare viti. Grazie Francesco, insomma, una bella metafora per chiudere la nostra tavola rotonda e un focus sulla funzionalità di quello che andiamo a immettere nella nostra progettazione didattica. Ecco, nessuna forzatura, ma pensiamo all'obiettivo che ci siamo prefigurati. Ringrazio tantissimo Nadia Sansone e Francesco Leonetti per questa bellissima chiacchierata, le persone che si sono collegate, che sono state con noi e vi auguro buona serata e ci vediamo al prossimo evento. Grazie. Grazie a voi, buona serata. Buona serata, alla prossima.